Bentornati sul mio canale. Allora, che io ami fare shopping su Amazon non è un segreto. E a tal proposito vi parlo delle scoperte del periodo su Amazon, speciale estate, quindi anche viaggi, quindi non solo beauty. Ah, ok, non c'entra niente, ma 2 minuti di silenzio per la bellezza della mia maglietta, vi prego. È sempre della linea Disney e Desigual, questa però a topolino con tutti i colori, gli Swarovski, lilla, rosa. Divento matta io. T-shirt Desigual sono stupende. Comunque, cominciamo. Allora, beh, direi di cominciare da quello che ho sulle labbra, perché secondo me è la rivelazione estate 2022. E sto parlando del Kikon Nourishing Lip Oil nel colore 03 Stylish Rose. Specchio, zero appiccicoso, è un acqua balsamo. È in colore con questi micro sparkle fucsia. No, ma io divento matta. È stupefacente, lo amo, lo adoro. Top. Poi, a proposito, ho comprato anche di Kiko il gloss virale. Questo ha fatto impazzire TikTok, cioè veramente virale a dire poco. Ed è il 3D Hydra Gloss 17. E ma lo useremo nel video dove provo i prodotti virali su TikTok molto presto. Poi, allora, io erano anni che usavo questo prodotto di un altro brand americano, che tra l'altro costava molto, ragazzi, Hawaiian Tropic, è uscito con il Mineral Translucent Sun Protection Powder SPF 30, e questo non lo uso come protezione primaria, ma lo uso 2 in 1 per, da un lato, aggiungere protezione nelle ore della giornata, dall'altro mattificare la base. Io semplicemente faccio così, gli do 2 colpetti per farsi vedere, avete visto, che la polvere arrivi, e poi, e anche fuori casa è stupendo, è un prodotto geniale. Ovviamente filtro 100% minerale, completamente translucent, ed è secondo me geniale per i touch up fuori casa, anche se sudate, avete il baffetto malefico come me. Questo è da comprare, costa la metà di tutti quelli anche più famosi e più blasonati, e veramente ha un effetto comunque tipo blotting powder sulla lucidità della pelle. È geniale, veramente sono contentissima che l'abbia fatto un brand comunque con un price point giusto come Hawaiian Tropic. È veramente un bel prodotto. E poi sono impazzita totalmente per questa novità. Allora, dovete sapere che il marchio Katkin, che è un po' tipo una versione che si ispira a Florasis come genere, è uscito con delle novità che hanno un packaging e un vibe molto più, appunto, Florasis. È uscita la palette nuova, io ho preso la C02 e vedete questa tipo pietra metallica col logo, ed è una palette molto carina, è molto fredda. No, l'ho rotta. No, ho rotto solo un pezzettino perché mi è caduta prima. Un piccolo pezzettino che non si vede neanche. Comunque, è una palettina completamente fredda che ha questi marroni freddi neutri, questo blu, il borgogna rosa e questi glitter topper multichrome, ve li mostro. Questo colore è bellissimo, è un bronzo freddo con multi glitter dorati, bellissimo. E questo è tipo un eye topper. Molto bello anche questo, fa l'effetto multi sparkle. Comunque non ve ne voglio parlare perché non l'ho usato abbastanza, però ve la segnalo. Invece il prodotto che ho utilizzato, e non solo, da quando l'ho preso lo utilizzo sempre, esiste in 2 colori, infatti stasera ordinerò anche l'altro, sono questi, che non saprei come chiamarli. Allora, sono queste ampoule bellissime. Io ho preso il colore 02, che è quello più gold, che poi è un oro con riflesso quasi rosato, ma c'è l'altro invece che è un argento quasi multichrome che compro stasera, ripeto, è quello con l'angolo interno nella prima parte. Dunque, ha un pennellino così, e vi faccio vedere che cosa fa quel blu. Oh! Lo potete usare come eyeliner glitterato, potete fare come faccio io all'angolo interno, oppure lo spalmate e diventa questo bagno di cristalli di luce. Guardate qua che roba. Bellissimo su qualsiasi ombretto, bellissimo, mi piace tantissimo. E tra l'altro, essendo novità, le ho pagate entrambe, se non sbaglio, al 20% o al 15%. Sapete quando c'è la casellina da cliccare, tipo applica subito lo sconto, io applica, applica. Poi, ok, non c'entra niente, ma ho comprato un paio d'occhiali da sole. Allora, io questi occhiali da sole li avevo già visti l'anno scorso, ma in un altro colore. E li ho cercati perché mi piacevano tanto, tuttavia non li volevo comprare per il prezzo
fuori di testa, perché sono comunque un marchio luxury. Ma poi li ho trovati su Amazon di questo colore che non sapevo che esistesse, che è bellissimo, e ho deciso di regalarmeli. Costavano comunque molto meno che sul sito ufficiale, nonostante costino molto. Insomma, sono un paio di occhiali da sole di Gucci. Ve li mostro così en passant, perché li amo follemente con il cuore e con la mente. Dunque, hanno un codice? Sì, dov'è? Qua. E GG0646S, il colore è lo 003, e questi sono in degradé borgogna rosa chiaro con lavorazione ai lati azzurro e logo Gucci micro. Beh, Gaga, ullala, mi sento già Lady Gaga, mi sento Katy Perry, mi sento Madonna. Cioè dai, questi occhiali sono stupendi. Quando ti giri, non so, voi fate il selfie un po' da topona, tipo, dai, anche azzurro. Ah, li amo follemente con il ho smontato tutto, con il cuore e con la mente. Bellissimi, meravigliosi, adoro. Adesso ho visto un paio di Gucci che li ho visti addosso a Jared Leto, ma sono un modello unisex, tipo mascherina. Sono impazzita. Quando ho visto il prezzo ho detto: non c'è modo nella mia vita che io ceda a quelli, e non cederò, però sono molto belli. Poi, questo devo ringraziare una di voi, perché io questa palettina la comprai mesi fa, poi è finita sotto la pila di altri prodotti che testavo, delle cose che compro su Amazon, e mi sono dimenticata. Le metto: Giulia, ma sai che c'è questa? Io ho detto: cavolo, ce l'ho! L'ho rimessa in uso e l'amo tantissimo. Allora, chi mi segue da tempo saprà che io adoro su Amazon gli ombretti di patate. È la loro descrizione, che sono degli ombretti quasi cream to powder, multi sparkle, bellissimi, bellissimi. Ma c'è la palette. Infatti oggi indosso uno di questi colori. Dunque, ci sono praticamente tre ombretti di patate, ok? E la descrizione in effetti è calzante. Io indosso quello al centro, che è un duochrome spinto, è un lilla con riflesso verde acido, ed è quello che ho tutto qua. Cioè, ma guardate che roba sono. Cioè, sono una cosa. E gli altri due sono invece, non sono duochrome, ma sono spintamente multiriflesso. Dai. Sono pigmentatissimi, super cromati. Adoro gli ombretti di patate. Questa qua è bellissima, perché averne tre in un posto solo, per me, geniale. Poi devo fare i complimenti a Wycon. Wycon è un'azienda che anni fa compravo tantissimo, poi non puoi comprare tutto di tutti, spuntano brand ogni 20 minuti, e Wycon è un po', non so, quelle collezioni non mi colpivano, mi sembrano un po' tutte uguali, un po' come successe con Kiko. Però ultimamente vi ho parlato spesso di Wycon, perché insomma hanno fatto delle uscite veramente top, una dietro l'altra. La palette Reflow, di cui ho parlato la volta scorsa, stupenda. Ma la collezione estiva mi ha colpito moltissimo per un motivo. Allora, ho comprato tre pezzi. Numero uno, che è quello forse più, tra virgolette, banale, perché si trova, nonostante sia molto comodo, è la Sunkist Tanning Water, ed è un'acqua che contiene attivatore d'abbronzatura. Sapete quando si dice al mare: ho caldo, quindi mi spruzzo una misto, l'acqua termale? Bene, questa nasce con la stessa funzione, ma attiva l'abbronzatura, ovviamente mettete sotto il filtro solare, ed è finissima. E tanto è anche molto rinfrescante, il che a me è piaciuto. Ma i due pezzi proprio, secondo me, più forti di questa uscita sono qualcosa che secondo me è geniale, soprattutto per tutte le persone che non si sentono a proprio agio al mare, proprio completamente scolate, perché magari hanno le occhiaie o le labbra molto chiare. Miam è una di queste, ad esempio, nonostante ci vada, ma lei si abbronza subito, ma quando non si abbronza, le paranoie, mia nonna, le macchie, insomma, ci ha capito. Io stessa la copriosa, beh, comunque, vado corta. Hanno fatto l'iCare Sun Stick, ed è uno stick di protezione 50 occhi, ma che ha un leggero pigmento. Ovvio, non è un correttore, però tonalizza comunque lo scuro dell'occhiaia, mi piace tantissimo. Ho preso il colore 01 Light, e dicevo, è protezione con acido ialuronico, ed è proprio uno stick, ve lo mostro qua. E vedete che ha, guardate la bellezza, cioè ti va a tonalizzare il bluastro dell'occhiaia mentre ti protegge. Geni, posso dire solo geni. E hanno fatto anche le protezioni labbra colorate, e a base di karité, sempre SPF 50. Il mio preferito è lo 02, perché è questo rosato che però diventa quasi corallo vitaminico. Guardate la bellezza di questo una volta steso, vi prego, la bellezza. A me ricorda tantissimo questo qua, il mio adorato no makeup lipstick di Perricone. E qua ho detto tutto. Ma poi il colore è bellissimo, anche in città, mica al mare, basta. Bellissimo, fantastico. Poi
un profumo. Di questo marchio io vi ho già parlato perché secondo me ha un rapporto qualità-prezzo top. Ed è il, si chiama Color Me. Vi avevo parlato dell'altro, quello bianco, unisex, buonissimo, e l'assistante me l'ha rubato. Assistant, chi usa questo bianco? Io. Me l'ha. Bene, ma io ho preso quello che si chiama Pearl e se possibile mi piace ancora di più. Sono spray profumati, quindi spray profumati, ma infatti loro li definiscono Highly Perfumed Body Spray. Ed è vero, perché profumano come un profumo. Sono fantastici, anche da viaggio. Sono questo. Infatti l'erogazione la godo da Dio perché non macchia i vestiti, ma comunque. Mamma la bontà, è un vanigliato. È un vanigliato sexy, che però ha qualcosa di fresco che lo stempera. È un vanigliato estivo. È eccezionale, buonissimo e dura. Cioè, fantastici, costano pochissimo. Ce n'è un bidone dentro perché sono da 150 ml. Doppio wow. La cucu non ha gradito lo spray. Sentite come stanotisce. La sarà odio il profumo. Ah, e sempre di Wycon, mi è piaciuta tantissimo la Color Relay Shadow Palette. Non so se facciano altri colori, io ho trovato questa. Ed è la Color Relay, appunto. E mi piace perché è piccola, ma ha tutti i colori che io godo ultimamente. È quella con cui mi sono truccata oggi, ovviamente angolo interno, questa parte no, tutte le sfumature sì. E mi piace perché sapete quanto io adoro il rosa. E questa elabora il rosa, ma con dei punti anche di colore interessanti e anche poi dei marroni, dei punti luce. È una palette, secondo me, straversatile anche per andare al mare perché è piccola così. Stra super comoda. E vi faccio vedere ad esempio i matte burro. Il pigmento è stratificabile, super facile da sfumare. E ci sono due metallici in particolare che sono Dolly e Talker, che mi fanno impazzire. Uno è un bagno di glitter multiriflesso e l'altro è un metallico super riflessato. Guardate la bellezza. Wow. E adoro anche questo qua, dov'è? Moody. Bellissimo, bellina, bellina, bellina. Veramente, Wycon, secondo me, con le palette occhi sta lavorando molto, molto bene. Costa molto di più di tanti anni fa. Io mi ricordo Wycon quando arrivò a Parma allo store, le cose costavano la metà della metà di oggi. Ma potrei dire la stessa cosa di Pupa. A proposito, ma avete visto cosa ha combinato Lady Gaga con House Labs? Allora, tutti pensavano che lei avesse lasciato il suo marchio beauty perché adesso hanno tolto tutto, è tutto in sconto al 50% sul sito Amazon USA perché hanno rifatto tutta la linea, un rebranding completo che è zero Lady Gaga, cioè è proprio un brand, cioè non sembra neanche più lei, no? Per quanto purtroppo ho sentito, insomma, le vendite di House Labs erano veramente sottodimensionate rispetto a quello che era la stima quando è stata prodotta l'azienda. Quindi le cose sono due, o chiudi o cambi. Però hanno fatto un cambio che, al di là del gusto personale, che non ho provato i prodotti, neanche mi esprimo, i prezzi. C'è qualcosa come tipo l'illuminante $43, il bronzer $38, mentre prima aveva dei prezzi brand molto più accettabili e abbordabili. È completamente stravolto. Fate una ricerca sul web, vorrei sapere cosa ne pensate, sono curiosa. Beh, comunque, a parte questo, andiamo. Hai tanto adesso entrato nella sezione Sephora, quindi è proprio cambiato il brand. Bravo. Poi ho trovato una genialata, è venuta anche con me al mare, sono andata al mare qualche giorno, adoro follemente. Allora, anni fa avevo già comprato una piastra da viaggio, piccola, così non faceva una sega, andava bene giusto per le frange, che io no. Questa invece è pattonale, cioè funziona, ok, è di bellissima, bellissima, e si chiama, ecco, questa è la domanda, si chiama bellissima mini size, tutto qua. E dunque è adatta per sia perché si ha i capelli lisci che i capelli mossi, perché notate la forma, nonostante la piastra sia piccola si presta benissimo anche a dare la forma del boccolo e lo fa, ok? E in più la cosa che mi è piaciuta è che comunque si carica, diventa calda subito, arriva fino a 200 gradi come una piastra grande, e in più è stata ricoperta, le piastre sono rivestite in ceramica per proteggere i capelli e dare luminosità. Veramente io la trovo una piastra a tutti gli effetti, però più piccola, è ottima, costa poco. D'ora in poi lei al mare verrà con me sempre, perché avevo sempre dei capelli di merda al mare. Sì? L'assistante mi ha ricordato una cosa. Sì, rimaniamo in tema. Sì, questo è merito dell'assistante. Questo è top. È la nuova passione dell'assistante.
Questo qua è il ferro da stiro portatile. Ora è molto comodo perché tu appendi la roba, fai fatto, e funziona anche con acqua non demineralizzata, comunque l'acqua corrente, ed è di Ariete e si chiama stiratrice verticale. Nasce proprio da Viaggi, 1200 watt, designed in Italy. E infatti l'abbiamo presa per portarcela al mare, perché quando metti roba in valigia, ciao. E la si stanta molta passione per questa cosa, quindi ve la volevamo segnalare nelle super scoperte da viaggio. E a proposito di viaggi, adesso voi sarete felici, perché io, preparatevi tutti a fare l'ordine, perché vi ho trovato il telo mare per noi Cova Family estate 2022. Rullo di tamburi, facciamo anche cadere tutto così rullano di più. Vi presento il telo in microfibra ad asciugatura rapida, che è chiamato Messy Hair No Makeup Just Chilling. E guardate i disegni, cuoricini e cosini, e guardate la beltà, è tutto per noi. Sono gasata, non guardo più. E a proposito di questo, chi si ricorda l'anno scorso, chi come me è una plus size, saprà che la cosa più difficile da comprare, più di vestiti, più di tutto, sono i costumi. Perché o non fanno la taglia, o ti stanno malissimo, o ti sta bene il reggisene, la mutanda è così, o la mutanda è così e il reggisene è piccolo, o sono da anziana perché pensano che se sei cicciotta di avere per forza 80 anni, o coprirti con... non lo so, comunque. E scoprì questo marchio che si chiama Villory. E tutti i costumi, voi mi chiedete sempre su Instagram, Giulia, dove hai preso i costumi? Sono quelli di Villory, quelli che io adoro, monospalla col frufru e quello nero con la trasparenza centrale bellissima. Ne ho comprato uno nuovo ed è bellissimo per me, per i miei gusti, c'è anche in altri colori. Allora, il nuovo costume di Villory che ho preso è un... beh, è troppo marinaretta, dai, è sempre intero, io adoro i costumi interi, li trovo sexy da matti, e poi Villory fa dei costumi interi bellissimi. Comunque, è blu sotto, non è troppo sgambato e ha sempre questo trick come gli altri che dissimula la pancia. È proprio fatto in modo che la pancia non si noti così tanto, proprio per il tipo di cuciture. Anche gli altri fanno la stessa cosa. Ha la coppa imbottita e l'incrocio. Poi, qui si lega dietro alla schiena, cioè dietro al collo, e dietro avete un altro laccetto. Quindi fa tutto questo effetto, infatti è bellissimo anche secondo me se c'è sotto il jeans, tipo come top. È bellissimo, i costumi di Villory sono ben fatti, ben cuciti, resistenti, non sono trasparenti, sono dei costumi stupendi e so che li avete comprati in tantissimi. Date un'occhiata a questo nuovo modello di quest'anno che ha un sacco di fantasie perché è bellissimo, questo è il mio preferito. Poi, beauty, una roba da viaggio che quando l'ho vista ho detto boom! Guardate la figaggine, sembra un porta batteria di riserva e invece no. Vi presento i vostri nuovi pennelli da viaggio con maxi specchio, ragazzi, cioè io posso partire solo con questo, veramente. Abbiamo pennello dove ci fai contouring, bronzing, blush, pennello da fondo, fondo slash correttore, un pennello da sfumatura, ci fai tutto l'ombretto, un pennello a penna per angolo interno, sfumatore di precisione, ciao, e un pennello piatto con il quale puoi fare eyeliner, correttore, labbra. C'è tutto quello che vi serve, dotato anche di specchio. Poi, mamma come sono gasata oggi. Allora, chissà, saprete ormai, lo sapete, dunque Sheila Cosmetics è un marchio made in Italy che ho scoperto da poco, e la loro matita nera di cui vi ho parlato nel video scorso è qualcosa di stupendo, waterproof, nerissima, long lasting, io la adoro, me la sono messa in postazione, ce l'ho sempre in uso, è veramente bellissima. Non sapevo che facessero anche il mascara, che si chiama Perfect Mascara Waterproof. Ora, io non amo i mascara waterproof, per cui non lo volevo comprare, però in estate con sto tasso d'umidità che c'è, ci voleva. L'ho comprata, ragazzi, questa azienda merita più visibilità, io non so chi siano, non so chi è il prodotto, non so niente, ma veramente pochi prodotti e ben fatti, quella matita nera è top e questo per me è uno dei migliori mascara waterproof che io abbia mai provato, ma per l'effetto che dà, cioè proprio apre bene le ciglia, anche questo come tutti i mascara waterproof dà del suo meglio dopo circa 7-10 giorni perché ha bisogno di addensare, però scovolino piccolo e preciso, ragazzi, mi regge anche nelle ciglia inferiori.
è un marchio, tra l'altro, che costa poco, è veramente onesto il prezzo e sono molto contenta del mio acquisto, veramente. Adesso non ho trovato altro di questo marchio, ma chissà che produrranno altro che io sicuramente comprerò. Poi, questa ve la faccio vedere, non c'entra niente, ma posso. Sempre del marchio Flower, di cui io compro collane e set di orecchini. Giulia, ok. Hanno fatto le collane lunghe, perché io cerco sempre collane lunghe da abbinare a quelle più corte, con la lettera maxi e le stelline. E guardate la G, che bella. Cosa ho fatto? L'ho messa nel sacchettino senza metterla bene, dopo così si rovina e dopo io mi offendo molto con me stessa. Ok, è gigante, bellissima, ma molto sottile, super luminosa addosso, con la G, con la stellina, poi ognuno ha la sua lettera. Ma che bella è! Oh, ops! Ecco, Giulia, ottima idea. Come la vediamo così? Perché questi hanno il buco in mezzo. Oh, top! Ok. È veramente lunga, cade proprio appena in mezzo al seno. Sexy. Mi piace tantissimo. E quindi ve la volevo segnalare così, estemporanea. Andiamo avanti. Abbiamo quasi finito, purtroppo, perché, insomma, ho trovato un siero, ragazzi. Wow. Il marchio è Agocap Pharma and Beauty ed è il siero viso 3.0 anti-aging. Ora, è un prodotto vegan, ok, ha un prezzo basso per la formula che ha e tra l'altro è un formato molto grande perché sono 60 ml, come due sieri in uno. L'unica cosa che vi segnalo è che è molto liquido, ma a me non dà fastidio perché a maggior ragione in estate, cioè meno mi fa estrato meglio è. Comunque, vitamina C, vitamine D, peptidi, ialuronico a tre pesi molecolari, tutto quello che noi vogliamo in una formula c'è. Abbiamo la rosa damascena, appunto l'ialuronico idrolizzato, abbiamo dei fermentati, un sacco di estratti, abbiamo la rosa canina anche in estratto, appunto la vitamina C, abbiamo... c'è tutto quello che vogliamo qua dentro. Cioè è proprio bello vedere che si riescano a fare delle cose di questo tipo, così fatte bene. E tra l'altro no siliconi, no parabeni, niente, ok? E mi piace perché ha una base anche glicerica, unita poi alla rosa damascena e alla... come si chiama? L'altra rosa che c'è. Lo dico sempre e poi non lo compro. Perché? Perché? Vabbè, comunque, ottimo, veramente un bel prodotto per l'estate, veramente fantastico, anche da miscela. E poi la mia adorazione, ho fatto una live, so che marchio era, non mi ricordo, comunque un marchio che non faceva la base e quindi forse era la live di Epoda e volevo, mi serviva un fondotinta, ho detto metto una BB cream, però non ho fatto vedere quale fosse se non una live di Epoda. Tutti nei commenti, Giulia, che BB cream stai mettendo? È bellissima, ti ha compattato la pelle tantissimo, ti ha coperto senza spessore, siete impazziti tutti e io con voi perché io adoro il Tinted Hydrator di Wet n Wild. Per me questo prodotto è eccezionale, veramente eccezionale. Copre più di una BB cream, ma meno di un fondotinta, ma in un modo che compatta la superficie della pelle e leviga la grana senza fare spessore. Ottima, veramente ottima durata. Viene definito lightweight, non greasy finish, verissimo. E fa parte della linea Bare Focus ed è veramente bellissimo. Io utilizzo fair, light, light to medium, dipende, perché i colori di Wet n Wild spesso ne devo miscelare qualcuno. In questo momento, sì, direi che il light, ma forse ancora il fair. L'ideale sarebbe miscelarli. Comunque, dovete provare questo prodotto, è stupendo e costa veramente poco, ma è veramente stupendo, un gran prodotto. Poi, questa è una segnalazione. Allora, credo che il mio marchio preferito in questo momento su Amazon sia Ulac. Come rapporto qualità-prezzo, trovo che facciano delle cose e non ne sbagliano una. Adesso è uscito il nuovo correttore che ho comprato, ma non ve ne parlo perché non l'ho ancora testato. Io adoro Ulac, per me fa delle cose stupende, ho comprato la loro palette, ma anche lì non l'ho ancora testata, quindi non è in questo video per questa ragione. Ma allora, sapete la mia adorazione per i loro blush, per i loro setting bullet, sia matte che sheer, anche quelli lucidi sono bellissimi. Conoscete la mia posizione sui loro ombretti in crema, che io adoro anche come base. Bene, quando... scusa, mi sento un po' offesa. Shein. Sono gli occhi di Shein. Che va bene per fare i video, perché
sono pesanti, si staccano. Oh no! Sentite, facciamo senza, direi di sì. Dicevo, Ulac mi piace tantissimo. E quando ho visto questa novità l'ho comprata subito, ragazzi. Hanno fatto il kit che si chiama Soft Romance, tutto dedicato a rosa. Ma stiamo scherzando, io sono impazzita quando l'ho visto. E tra l'altro c'è anche la pochette che è bellissima, firmata Ulac, e avete anche in omaggio la sponge. Ora, cosa c'è all'interno di questo kit? C'è la blender, appunto. Poi abbiamo il Velvet Matte Lipstick in Supergirl. Io non uso i setti liquidi matte, tranne alcune rarissime. Ah no, non è questa, è quell'altro. Scusate, ho tirato fuori il prodotto sbagliato. Allora, c'è il Kiss Proof Liquid Matte. Sapete, io uso, non uso rossetti liquidi matte, a meno che non siano rarissime eccezioni. Ma questo ha un punto di rosa stravibrante. Ve lo mostro. Ed è coprentissimo, mattissimo. Non è spesso, però non è neanche tra i più sottili. Ma comunque è veramente un rosa vitaminico, super simpatico per l'estate. Poi abbiamo invece il Velvet Matte Lipstick, sempre in Supergirl, e questo è, ok, ve lo mostro, la bellezza di questo. È un rosa acceso, ma meno in base bianca, molto più, ve lo mostro addosso, anche se con questo tocco non c'entra niente, ve lo dovete vederlo. Dovete vedere la bellezza. Questo effetto velluto, sottilissimo, ma la bellezza, cioè ciao a tutti, bellissimo. E anche questo appunto si chiama I04 Supergirl. Poi abbiamo l'ombretta in crema che già possedevo, di cui vi ho già parlato, nel colore Sweet Pea, che è quello rosa. E pensate che quello rosa è uno tra i meno intensi, e lo abbiamo visto nel video scorso. Sono molto belli perché sono come delle polveri pressate, molto bello, veloce da mettere, long lasting, veramente belli questi qua. Ho preso già tre colori. E poi niente poco di meno che il mio adorato blush, il blush mono in One More Time. Give me baby one more time. Ed è il mio rosa adorato, di cui vi ho parlato come colore preferito insieme al corallo. Ditemi, questo set intero non arriva a 30 euro, pochette blender compresa. Prego. Vedo l'ora di provare la blender, anche. Comunque sono super contenta, tanto c'è anche la pochette, bellissimo anche da regalare se ci fosse un compleanno. Nasce proprio con il concept del monochrome look, no? Tutto in tono pink. Ma io continuo a parlare con metà rossetto sì e metà no? Speciale. Tanto questi hanno un potere di stain che è incredibile. Tingono, restano lì e non ti tolgono più. Dov'è il mio olio dorato? Eccolo qua. Che bello questo olio d'amba, ragazzi. Uno specchio con brillantine rosa. Comunque, andiamo avanti. Poi, vi volevo... Dov'è? Ehi! Vi volevo segnalare un burro cacao che è un portento. Io l'ho comprato perché ho letto le recensioni e tutti dicevano: voi non potete capire, in una notte mi ho sistemato le labbra, non ho mai più avuto questo, ma incredibile. Ho detto, cavolo, voglio anch'io. Di Dr. Obsessed, dai Lip Balm Nourishing and Plumping, con tutti i risultati dell'utilizzo, eccetera. Ora, fate il packaging super carino, si può usare anche come lip primer proprio per la sua componente, come si può dire, antitraspirante, che nel caso delle labbra è un'ottima cosa perché aiuta a ridurre la perdita d'acqua trasdermica. Comunque, mi piace moltissimo il concept del prodotto: sono la vitamina E acetata, il burro di karité, il caprile trigliceride e il grapefruit oil. E funziona, è veramente un bel prodotto e devo dire che a me piace molto come lip primer, a onor del vero. Come trattamento forse, ma sì, mi piace, però ne ho altri che mi piacciono forse anche di più, ma come lip primer e in generale mi piace. E poi ha delle recensioni da UFO. Intanto ho rimesso l'orecchino. Allora, questo secondo me è una chicca, è un prodotto che secondo me per l'estate, per questo momento, quando non vuoi stratificare i cosmetici, è veramente una bella idea. Ed è di, come si chiama il marchio? Belle, della linea Hypoallergenic, ed è l'Hydra, si scrive Make It Up Thing,
l'Hydrating Milky Drops Vegan del Clean Beauty a base di ialuronico, jojoba, acqua di cocco e aloe. Questo prodotto va shakerato molto bene ed è completamente appunto ipoallergenico. Guardavo la formula e magnesio mi piace, abbiamo aloe, acqua di cocco, jojoba, ha questo concept appunto, abbiamo fermentati che alla pelle fanno benissimo, abbiamo l'acido ialuronico, è un prodotto veramente adatto quando vuoi un'idratazione milky appunto, che è quasi una fusion tra un siero viso e un'emulsione viso leggera, e vuoi un bel idratante fresco, leggero come l'acqua e non stratificare nient'altro e andare con un SPF magari di trattamento. E a me piace tantissimo questo prodotto, ripeto, più ricco di un siero, molto meno ricco di una crema viso, ma svolge un po' le funzioni di entrambi, tra l'altro lascia un effetto glow sulla pelle, bellissimo, non unto ma glow, quel glow dato proprio dall'idratazione. Non ha un profumo evidente al mio naso e l'ho trovato una cosa veramente diversa, veramente particolare, mi ricorda un po' i Milky Drop di Colourpop, con la differenza che questo secondo me è una formula più bella, perché comunque ha diverse cose, fermentati, ialuronico, acqua di cocco, bla bla bla, ok. Ve lo volevo segnalare perché è una cosa molto molto carina, ripeto, soprattutto per chi non vuole stratificare prodotti in faccia perché non li regge, semplicemente. E... ah, assistant, mi prendi la camicia a metà traforata che la voglio far vedere? Ho comprato una camicia top. Ma nel mente che l'assistant ci aiuta, vi segnalo una cosa che mi è arrivata oggi pomeriggio, quindi non l'ho ancora provata, ma sono sicura della qualità perché il marchio lavora molto bene. Ma ve la volevo segnalare per un motivo. Questo è il nuovo set di pennelli di Jessup. E a parte che ha dei tagli stupendi, mi ricorda tantissimo i pennelli di Morphe. E guardate che bello, questo è il taglio. Arrivo, ragazzi, tanto. Guardate che bello il pennello stradenso da fondo così. Anche da bronzo, adoro. Abbiamo anche quello proprio da contour preciso perché è un angolato di precisione. I pennelli di Jessup non perdono un pelo neanche a parlarne. E a proposito, anche il segmento viso, abbiamo tutto quello che ci serve per un trucco completo, molto fatti molto bene. Abbiamo sfumatura primaria, sfumatura secondaria e anche un packing brush. Abbiamo l'angolato che è perfetto per lavorare nella via esterna. Abbiamo il pennellino piccolo per applicare o lavorare di precisione. Abbiamo questo che è un pennello tondo perfetto tipo da correttore. Poi abbiamo labbra, sopracciglia doppio e abbiamo il pennellino. Ma perché ve lo segnalo, oltre ad essere bello? Perché, sentite qua, credo sia il primo set di pennelli che si chiama Eco-Friendly Makeup. Perché? Credo sia il primo di Jessup che è stato creato vegan e... allora, vegan con materiali cruelty free e legno sostenibile. E dicono che quello che importa, quello che è importante di questa linea è che è etica e simboleggia, Giulia, la determinazione di Jessup a proteggere il mondo in cui viviamo, insomma. Le setole sono vegan, sono morbide, eccetera, e tra l'altro vengono create supplied in eco-friendly, zero waste e plastic free packaging. E quindi ve lo volevo segnalare per chi so che tanti di voi ci tengono molto al fatto, insomma, della sostenibilità e dell'approccio al vegan, anche che è un vegan, appunto un vegan italico sostenibile, eccetera. E ve lo volevo segnalare perché è un set di pennelli molto belli, molto completo. Le setole, ripeto, sono morbide, e poi la cosa che adoro è che spesso i pennelli low cost sembrano belli ma poi hanno tre setole, quindi sfumano le robe malissimo. Questo è proprio bello, questo è un pennello da bronzer bellissimo, guardate qua, adoro. Comunque, morbidissimi, top, adoro, e mi piace molto il concept che stanno cercando di lanciare. E grazie assistant, concludo il video con una chicca, un'altra cosa, a parte questa bellissima maglietta, ho preso una camicia, indovinate di che marca è, dai, ve lo lascio indovinare, scrivetelo pure nei commenti, esattamente, è di Desigual, ma ragazzi Desigual lavora bene. Allora, quando l'ho vista ho detto, è una camicia jeans, in realtà però è jeans fino qua, perché poi è in sangallo, in cotone, guardate la bellezza. No, ma la bellezza. E tra l'altro è bellissima perché davanti è tutta con tipo dei mini spacchini, vedete? E fa queste è bellissima, secondo me, anche, sapete, una canotta di quelle a coste bianca con questa aperta sopra, secondo me sta da Dio. Ma è bellissima anche chiusa. È proprio bella, è diversa, la trovo elegante country,
glam allo stesso tempo, mi è piaciuto tantissimo e quindi ve la volevo mostrare perché ultimamente cerco di mostrarvi anche insomma abbigliamento, accessori che compro, quindi anche il costume è fighissimo. Bene, queste sono le mie super scopertone Amazon speciale estate e sono molto proud, veramente, cioè, a parte che questo qua li ho dentro perché è geniale, ma anche Wycon bellissimo, il profumo è buonissimo, l'olio, cioè, sono molto molto contenta e niente, continuerò a fare un sacco di video Amazon perché mi diverto troppo a comprare su Amazon, lo faccio continuamente, vabbè, comunque. Niente, vi voglio bene, fatemi sapere nei commenti se voi avete beccato delle cose top per l'estate su Amazon, segnalatelo perché io vado a sbirciare nel caso a comprare, perché voi mi fate comprare un sacco di cose come sempre. Anzi, è da un po' che non faccio il video comprati per colpa vostra, perché no bombe, come si dice da parte mia, bombe, che vuol dire tanto. Bene, vi auguro una splendida serata, un bacione gigante. Qui Giulia 10 minuti dopo che si ricorda che non vi ha mostrato un pezzo vocale, ovvero... Chi mi segue su Instagram lo sa, ma ve lo volevo rimostrare perché so... Rimostrare? Dimostrare! Comunque! Mi chiedete sempre su Instagram, Giulia, cos'è? E molti di voi mi hanno ringraziato dicendomi che vi ha salvato la vostra estate, quindi ve lo rimostro perché è sempre con me. L'ho preso l'anno scorso. Questa è la genialità. Questo è un... come si chiama? Ventilatore portatile che ha 3 intensità e va di brutto. Infatti ieri sera a cena... ho sopportato solo perché c'era lui, ma in più, se premete 2 volte velocemente partono tutte le luci che io non uso mai, ma ok, e se tenete premuto, vedete qua, c'è il porta acqua, che in realtà io poi non metto l'acqua, ma metto un'acqua termale o una mist, e fa un'erogazione micronizzata al centro, ma veramente, non è che vi bagna, voi sentite com'è questa nebbiolina fresca e ovviamente potete renderla attiva caricando l'acqua del serbatoio con un prodotto utile, quindi un'acqua termale o addirittura una mista di trattamento. Credetemi, cioè, io, di assistante, vedo che è sempre con me? Sempre. Io questo lo pianto in borsa ed è sempre con me, anche quando vai fuori al ristorante all'aperto ma c'è caldo, perché questo sta anche piegato, quindi io lo piego, me lo punto sul tavolo e ciop! Credetemi, questo è da avere. Ok, la Giulia del futuro scappa di nuovo. Ciao!